Professor Armando Gatto! Bravo! Dottoressa Daniela Volpe! Siamo due educatori di rango! Di rango! Che pur essendo senza colpe, siamo stati coperti di fango! Di fango! Del nostro duo Volpe-Gatto, Collodi non ha fatto un bel ritratto. Ci ha dipinto come emeriti imbroglioni, ladri di passo, grandi mascalzoni. Ma adesso noi siamo qua per dire a tutti qual è la verità. Un giorno ci giunse all'orecchio che un burattino tale Pinocchio fosse un incorreggibile monello. Decidemmo sul più bello di sottoporlo a una lezione che gli insegnasse la buona educazione. Gli dicemmo che il suo denaro seminato si sarebbe per magia moltiplicato. Moltiplicato! E quando in un momento mise in atto il suggerimento, noi quel denaro lo riscavammo e in tutta fretta ce lo intascammo. Quel nostro gesto venne equivocato e dal Collodi male giudicato. E così siamo stati immortalati come due farabutti patentati. Noi lo facemmo invece a scopo educativo, mossi solo da un ottimo motivo, quello di dargli una bella lezione che lo rendesse meno credulone. Volevamo ridargli il suo avere, ma non riuscimmo a sapere dove egli si fosse rifugiato e non lasciammo nulla di intentato. Ma di lui non ritrovammo traccia e così, guardandoci in faccia, decidemmo in piena coscienza di farne opere di beneficenza. Io comprai 100 stuzzicadenti per 100 vecchietti senza denti. 2000 paia di scarpe io diedi per un povero millepiedi. La ritintura della papa dai capelli turchini ci fece spendere 6000 fiorini. Le nuove divise per i conigli becchini mi costarono 2000 zecchini. La livrea del buon cane Medoro, 2000 monete d'oro. 200 sedie comprammo ai topini bianchi per riposarsi quando erano stanchi. E così un brutto mattino ci siamo ritrovati senza il becco di un quattrino. Questa, signori, è la pura verità. Ci siamo ridotti in povertà, come è stato solamente per la nostra bontà. E ora vi chiediamo per pietà, fateci un po' di carità, fateci un po' di carità. La nostra conclusione. Vogliamo una totale revisione di tutte quelle orrende infamità che hanno leso la nostra dignità. Immuni da ogni inequizia, vogliamo che ci sia resa giustizia. Accolta l'istanza di revisione, ha inizio ora la discussione. Visti gli articoli, il, lo, la, i, gli, le. Il, lo, la, i, gli, le. E i commi, 1, 2, 3. E i commi, 1, 2, 3. L'udienza aperta, l'udienza aperta. Non vedo la fata che abbiamo pure invitata. Ma
suo bel turchino esige un ritocchino. La parola ora aspetta. Aspetta come si usa. La parola ora aspetta. Aghi! Aghi! L'avvocato dell'accusa. Aggiunger sillaba dopo quanto è stato detto dai nostri illustri clienti sarebbe una mancanza di rispetto. Che ruffia! Chiedo perciò che vengano ascoltati i testimoni che da noi furono chiamati. Nell'attesa però vorrei ricordare che sto processo non sarea da fare, in quanto che le accuse ai nostri clienti sono tutte falsità evidenti, di Pinocchio, bugiardo nato e alla menzogna ben abituato. Tutto ciò è ben dimostrato dal suo naso, così pronunciato, perché ad ogni bugia proferita il naso gli cresce. Il naso gli cresce? Oh sì, gli cresce! Oh, il naso gli cresce! Gli cresce! Gli cresce! Di due dita! Ma cosa dite qui? Si mente! Il fenomeno del naso crescente a Pinocchio capita solo tre volte e non ci sembrano proprio molte. E poi decresce come rose incolte che durano lo spazio di un mattino. È quel che accade al nostro burattino. Signori, buona calma! O faccio sconderare l'aula! Si proceda all'escursione del primo testimone. Ma la Luma è presente! Sono qui, Sorruscio, presidente, e cammino in tutta fretta. Arrivo al parco tra una mezz'oretta. E se perdura il fuoco, entro le mani. Sarò così alle 5 della tarde. Ah, comunque, non ha mai detto la verità. Allora, le diciamo noi qual è la realtà. E sono in percentuale ben poca cosa per un uomo normale. Faccio un appello a chi è presente che mi risponda sinceramente. Quante bugie dite voi su per giù in un anno? Tre o sei di più? Dite su, perché non rispondete? Forse temete si scopra che siete tutti un poco bugiardi. E senza pensar, senza tanti riguardi, voi di bugie non ne dite in un anno soltanto tre, ma molte di più. Sicuri che il naso non vi crescerà mai, voi potete continuare a dir tante bugie, certi che nessuno se ne accorgerà. Mentre al povero Pinocchio, che ne ha dette solo tre, il naso si è allungato. Ma è un bravo ragazzo e noi ve lo dimostreremo. Vieni, Pinocchio, raccontaci un po' la storia con Mangiapoco, come andò? Andai a vedere il teatro dei burattini. Che bello! Arlecchino, Rosaura e gli altri fratellini. Quando mi videro, mi salutarono tutti in coro. Ed io, felice, saltai sul palco con loro. Ma il gran burattinaio Mangiapoco, per colpa di quel gioco, molto, molto si arrabbiò. E di gettarmi sul fuoco per scaldarmi la cena, ordinò. Piansi e pregai così tanto. E alla fine anche lui scappò in pianto. Ezio! Felicità! Grazie! Son diviso tra la fame e la pietà. Come ogni uomo di qualità. E dimmi, ce li hai il tuo babbo e la mamma? Il padre è vivo, mai l'ho avuta la mamma. Chissà che gran dispiacere sarebbe per quel povero pa se ti facessi mettere sul fuoco. Ecci! Ecci! Felicità. Grazie, ma in verità bisogna compatirmi pure. Le corni del montone sono dure. Già finita è la legna, ma purtroppo mi ha vinto la pietà. E ci vuole pazienza, allorché certi casi culinari ti diventano un caso di coscienza. Ben detto,
Apprezzo il vostro nobile concetto. Vabbè, invece di usar te, mi servirò di un altro burattino. Olà, gendarmi! Allarmi! Pigliatemi quell'arlecchino di legno sopraffino e gettatelo sul fuoco, come meglio si conviene. Voglio che il mio montone venga arrostito bene, anzi, alla perfezione. Pietà, pietà, signor Mangiafuoco! Qui non ci sono signori. Pietà, cavaliere. Cavaliere a me? Pietà, commendatore. La commenda ce l'avrai te. Pietà, signor sottosegretario. E perché no, referendario. Pietà, eccellenza. Induci alla clemenza. Io non chiedo né pane né vino, ma solo la grazia per Arlecchino. Ho risparmiato te, ragion per cui sul fuoco metto lui. In questo caso, credo di sapere qual è il mio dovere. Signori gendarmi, allarmi! Come il vostro mestiere ben vi impone, fate di me un tizzone. Ecci! Eccia! Ritiro la minaccia. Vieni fra le mie braccia. Potevo così tornare a casa col sorriso e senza pianti. Ma sulla strada di casa, verso di me, povero Pinocchio, ecco avanzare una volpe zoppa e un gatto cieco da un occhio. Il resto della storia conoscete. E come mi ingannarono ben sapete. Comunque, era un ribaldo. Odiava gli animali. Ascoltate la narrazione di questo mio testimone, detto la serpe fumigante, per via di un'attitudine irritante che consisteva nel gettare fuoco non dalle fauci, ma da ben altro loco. Ma in quel momento io mi ripresi e
dalle mie carte non risulta niente. Ogni ammalato si chiama reggente, illustre mio presidente. Dopo aver fatto ciò che ho detto, qua, qua, si conferma la frase seguente. Il burattino è bene morto. Mi dispiace dover ancora contraddire il mio illustre collega. Oh, per me il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia, perciò, se per disgrazia non fosse più vivo, sarebbe allora segno che è morto davvero. Ma insomma, il burattino qua, se è vivo o morto, non si sa. Se è vivo, se è morto, se è vivo, se è morto, se è vivo oppure morto, non si sa. No, no. Voi cosa dite, dottore Agrivolo? Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che può fare è quella di stare zitto. Questo di sì. E allora il burattino ebbe una specie di corrente convulso che fece scuotere tutto il letto. Io continuai. Questo burattino è un modellaccio, una bimba matricolata che farà morire di crepacuore il suo babbo di tutto. Questo di sì. E allora il burattino scoppiò il piatto. Era salvo. Oh, mi dispiace dover ancora contraddire, qua, qua, a un altro mio collega. Per me il burattino è sempre vivo. Ma se per disgrazia non fosse più vivo, sarebbe allora segno che è morto davvero. Ehi, cosa è stato? Ehi, avete sentito? Ma allora il burattino è ancora vivo. È certo che sono vivo, ma voi mi avete stufato e allora me ne vado. Metterti ad abbaiare. D'accordo.
D'accordo, d'accordo, di tutto cuore, ma operate senza far rumore! Io, per sua regola, sono un burattino.
e curioso gli chiesi: dove vai? E nel paese di Cuccanna, dove si canta, si balla, si mangia. Non ci sono libri né scuole, si fa quello che si vuole. Si sta sempre a giocare a crocchi nel paese dei balocchi. Oh Gesù, mio buon Gesù. E se venissi pure tu? Tradirei la buona fata e mica ne ho coraggio. Tutto ciò che posso dirti è augurarti buon viaggio. Come corri così lesto? La fata vuol che torni presto. Aspetta un altro minuto. Sarebbe tempo per tutto. Un altro minuto, via! Parti solo o in compagnia? Siamo in 100 più, ci credi? E viaggiate in treno o a piedi? Fra poco passa il carro che mi viene a pigliare. Come vorrei vederlo. Se solo potessi aspettare. Aspetta un altro minuto e lo vedrai. Non voglio guai. Ah, non fare quella faccia da primo della classe. Vieni, saremo allegri, bambini di gran classe. Trovo un altro minuto, amico. Vengo anch'io. Giro, giro, tondo, questo è il paese più bello del mondo. Questa è la sera della Cuccagna, dove si canta, si balla, si magna, dove si campa senza balocchi. Nel paese di balocchi. È il Burattino, il mio sopraffino, cento di trotto. Di una sapida merenda
destinata a quel tapino, Berengordo burattino, che però più non la metta, perché ancora non si perita di ubbidire alla sua tata, che sono io, la tata fata. La tata fata! Perciò tanta lentezza nel recare una squisitezza. Con lo stomaco vacante ho punito quel birbante. Va bene, peccato però che lei arrivi in ritardo. Cosa? Il processo è già finito. Pinocchio sarà giudicato colpevole e sarà rinchiuso in prigione. Ma come? Cosa? Quando? No! Colpevole? Colpevole? Manca solo l'ultima dichiarazione del gatto e la volpe. La giuria popolare ha già deciso. Più 9 la 7 79